quando la vediamo quando la bella prende un lacrime unico se non le posso fare abbiamo visto Bosco Giuliano presente Pere Carmine Corrente di Nemidio Leone e Leone d'Artuso Grazie Dico e Nazione Domenico Vi preparo da prima di iniziare facciamo un punto di raccoglimento per le vittime della dell'infanzia, ma anche per tutte le vittime del terrorismo. Sono in approvazione il numero 16, numero 17, numero 18. Chi è favorevole alzi la mano. Approvato all'unanimità. Poi, punto 2 all'ordine del giorno. Ratifica delle libere di giunta comunale 95 del 30-10-2015, avendo oggetto prima variazione di bilancio 2015. La parola al professore Cavolbianco per la relazione. Giunta comunale con la delibera numero 95 del 30 ottobre 2015 ha adottato una variazione di bilancio per un importo complessivo di 325.761 sia in entrata che in uscita. Sostanzialmente importi più copiosi riguardano praticamente l'ingresso di bilancio nella serie procedure di finanziamento per quanto riguarda gli avvenzi, riguarda il borso spese per servizio, ovviamente che sono 250 la prima, 775, 761 la seconda, poi sono adeguamento dei capitoli per consentire la gestione dell'ente. L'importo in effetti andiamo a non ci sono maggiore spese, maggiore entrate, ma ci sono sostanzialmente assestamenti o reazioni dove rientrando già nel contemplare già si faccio spesa, ma sono soltanto degli aggiustativi, chiamiamoli così. Il bilancio. L'importo complessivo, come dicevo prima, era di 325.761, sia per entrate che per uscite, che come obbligo di legge vengono in consiglio per essere ratificati. Penso che così sia una condizione di poter terminare. Discussione aperta, chiedi di passiamo alla votazione. Chi è favorevole, alzi la mano. Approvato l'unanimità. Diamo la immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, approvato all'unanimità anche l'immediata esecutività. Punto 3 all'ordine del giorno, assestamento generale di bilancio, articolo 175 del decreto del Consiglio di Bilancio Stato del 2000. La parola all'assessore Cavolbianco, a facoltà. Anche questa è un'operazione obbligatoria di bilancio, come tra ogni anno che gli enti entro il 30 di novembre di ogni anno devono procedere ad attestare i propri conti, e
anche qui si tratta di una praticamente modifica di bilancio all'interno dei capitoli già contemplati, risorse già contemplate nell'elenco, quindi la somma complessiva di 232.398 sia in entrata che in uscita, sono ovviamente costi essenziali per garantire fino alla fine dell'anno praticamente la funzionalità dell'ente sia in termini di stipendi per il personale sia in termini di servizi per la collettività. Agli atti del Consiglio ci sono le risorse così come vengono ridistribuite alla luce degli atti proposti dall'ufficio e che praticamente hanno il parere sia delle somme sia dell'ufficio di ragione. Anche questo che dicevo è un atto obbligatorio e ritengo che il Consiglio sia nelle condizioni di poter deliberare. Passiamo alla discussione, passiamo alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Approvato con 8 voti favorevoli e 2 astensioni. Passiamo all'immediata esecutività. Chi è favorevole all'immediata esecutività alza la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Approvato con identica votazione. 8 voti favorevoli e 2 astensioni. Approvazione del regolamento baratto amministrativo. Però l'assessore Capobianco per ripristinare il regolamento. Questa proposta consiliare che viene portata dall'amministrazione al Consiglio è un'innovazione dal punto di vista praticamente procedurale, nel senso che il baratto è un regolamento, quindi come ogni regolamento viene il Consiglio, e praticamente è un regolamento che è contemplato dalla finanziaria, la 164 del 2014, praticamente, che lo inserisce in una misura di agevolazione della partecipazione della comunità in materia di tutela valore del turismo. Nella sostanza dei fatti, il regolamento del baratto amministrativo è una sorta di agevolazione, chiamandola così, a favore dei cittadini interessati che hanno difficoltà economiche, che possono praticamente partecipare ad un banco e che poi in effetti questo era un fondo di 5.000 euro, quindi dovrebbe andare in, se il Consiglio riterrà approvato, dovrebbe andare in vigore nel 2016, il prossimo anno, con un plafond di 5.000 euro all'anno cui possono accedere le persone che hanno determinato requisiti di basso reddito sostanzialmente. Il regolamento è stato posto a disposizione di consiglieri, all'articolo 1 per i decreti legislativi che ne consentono l'approvazione, all'articolo 2 per il, stabilisce che cos'è sostanzialmente il baratto amministrativo, quindi all'articolo 3 praticamente parla di applicazione, parla di amministrativo, praticamente l'articolo 4 individua praticamente l'importo complessivo, come dicevo, l'importo previsto da questo regolamento del 15.000 euro. Poi l'identificazione, quindi praticamente lo stesso persona non può superare un importo a famiglia di 780 euro come eventuale beneficio. Poi ci sono quelli che possono partecipare, articolo 6, quelli che sono i destinatari di questo baratto, quindi chiaramente c'è una fascia di 6 in base ai punteggi, quindi si dovrà fare un avviso pubblico a cui potranno partecipare praticamente le persone che hanno i requisiti. Quindi poi ci sono gli obblighi, nell'articolo 7 parlano gli obblighi dei richiedenti, cioè le persone che partecipano, che cosa si obbligano a fare, e quindi c'è un discorso di procedura e quali sono poi gli obblighi del comune rispetto ai richiedenti, cioè nella sostanza il comune si va a fare caldo di una qualità sicuramente per garantire questa forma di servizio. Ripeto, è una innovazione di questo diciamo così, regolamento che oggi è portato al Consiglio, praticamente risulta che sia un'opportunità data
alle persone che di basso reddito, quindi praticamente diciamo così una fascia sociale praticamente bassa, cioè. Quindi penso che il consiglio possa essere nelle condizioni di quello che dovrà, ovviamente c'è il parere degli uffici a cui sono convenuti i pareri. Aperto la discussione, chi chiede di intervenire? Passiamo all'approvazione, chi è favorevole alzi la mano. Approvato l'unanimità. Punto 5, risposte e interrogazioni a firma del capogruppo di minoranza, gruppo e solidarietà per l'Ovest 2513 e il 16-10-2015. Sì, può fare insieme, adesso vediamo la risposta. Sottoscritto in qualità di capogruppo della lista, signor Solidarietà, visto che diverse famiglie della frazione Iannassi hanno lamentato un disservizio nella raccolta differenziata, in particolare per la carta del cartone, considerato che nessuna variazione di calendario è stata comunicata alla cittadinanza e che il disservizio si è rivelato più forte, chiede di conoscere quali provvedimenti l'amministrazione intende adottare per la risoluzione di detto problema. Questo ovviamente si intende un problema che è avvenuto il mese scorso. L'altra è che, visto che all'Istituto Comprensivo Siani di San Nicola Manfredi è cominciata la mensa per i bambini della scuola dell'infanzia e che anche quest'anno il costo del brochetto è pari per 20 pasti di €60, considerato che parlando con i genitori questa spesa è vista come eccessiva per i bilanci familiari e che alcuni si vedono costretti per impossibilità economica a dover andare a prendere i propri figli prima dell'ora di pranzo, tenuto conto che in alcuni casi si è in presenza di famiglie con più bambini iscritti e quindi il costo è ulteriormente eccessivo, visto anche che nell'altro comune in cui si trova l'istituto comprensivo, vale a dire Sant'Angelo a Cuneo, ha previsto una forma di compartecipazione che facendolo pure a San Nicola i costi non sarebbero del tutto eccessivi per il comune, chiede di prevedere una forma di compartecipazione al costo del blocchetto mensa insieme alle famiglie per i prestiti di San Nicola da Capoluogo e gli Annassi e di tenere conto delle famiglie che presentano più bambini di una forma di esenzione totale per il secondo figlio e quali provvedimenti in generale l'amministrazione preveda per la materia. Anche responsabile dell'area finanziaria, come presente in risposta di interrogazione formulata con un consigliere di questo evidenzia che in merito alla spesa sostenuta per il servizio mensa, l'ente comune già partecipa alla stessa, in quanto il costo del servizio non viene coperto veramente da quanto versato all'impegno, particolarmente non partecipa nella spesa del 13%. Ad avvenuto con l'espletamento della procedura di gara da parte del Consiglio Comunale del Comune, andando al Cubo, con il quale l'ente ha consortato il servizio di istruzione scolastica, si potrà adottare le misure correttive non solo adeguando il costo del biglietto mensa, ma anche eventualmente a provvedere quelle forme generative per le famiglie con più figli frequentanti lo stesso istituto, sempre compatibilmente con le esigenze di bilancio. Per quanto riguarda l'altra interrogazione, cioè la firma del responsabile Fabio Carosi è generica, quindi chiaramente fa riferimento l'interrogazione c'è un riferimento a un caso specifico, il responsabile, il funzionario responsabile architetto Rocco fa riferimento a un caso in particolare che adesso è quindi riferimento all'interrogazione di un oggetto. Si comune il servizio lamentato della cittadina per Santa Maria Torri, perciò dicevo il metro di Annassi, voglio dire, si è verificato solo esclusivamente di due circostanze. Ma è il modo. L'automezzo della raccolta è stato impedito ad entrare in centro urbano a causa di due rotture parcheggiate all'ingresso del paese, quindi si riferisce sempre a questo. Due, su alcuni cittadini di Mendrio della raccolta e la carta in cattura avviene il primo e il terzo ed eventualmente il quinto di ogni mese e non come la raccolta di altre frazioni di rifiuti che avviene settimanalmente. Si precisa che lungo la strada provinciale San Nicola, Vio San Marco, la raccolta è stata effettuata regolarmente nel predetto centro urbano. Fatto un po' Vivio San Marco, San Nicola, se riferiva ai Annassi, San Marco,
in riferimento alle eventuali modifiche in direzione del servizio della cittadina, che vede fondamentalmente assessore, non ti fai dare indefendibile, sei completamente tramite il sito istituzionale comune ammissione di manifesti nel repaghetto comunale e per tutti i negozi del territorio, tanto di dovere per competenze e funzionare rispondere a chi dentro non conosce. Per informazione segreta di liberare in base a Sant'Angelo. Noi comunque delle agevolazioni rispetto a Sant'Angelo vediamo. Per esempio, quando i ragazzi di Sant'Angelo escono con gli scolabus, le famiglie sono costrette a sopperire a un costo che va intorno ai 10 euro al bambino. Questo che invece il Comune di San Nicola non ha tutta. Esce tutto a carico dell'ente, quindi è un costo che viene meno alle famiglie. Questo è giusto per far capire anche quelle sono le differenze tra noi e il Comune di Sant'Angelo. Parla di 10 euro alla volta per andare a bere. Recupera ampiamente, voglio dire, però voglio dire anche un'altra cosa, adesso il consiglio è chiuso, quindi il problema è che noi l'anno scorso, il discorso della mensa sarebbe molto lungo da fare. Io aggiungo che bisognerebbe dare alla qualità e non tanto al costo del prezzo. Io ho perplessità sul discorso della qualità, questo è uno, diciamo, il discorso della gestione, mi auguro che quest'anno cambi. L'anno scorso il Comune di Sant'Angelo al Cupolo ha fatto tutto nelle vacanze di Natale, la gestione della gara, in 4 giorni, salvando siamo stati noi a sollevare il problema, per cui è stato, diciamo, prorogato di un'altra settimana. Io mi auguro che la qualità, questo non sia avvenuto a spese della qualità dei cibi e dei bambini. Io posso soltanto dire che 2 anni fa noi affidammo direttamente, Giuliano lo ricorderà, affidammo direttamente alla società, che non conosco nemmeno perché hanno seguito loro la questione, che poi la stessa che fornisce i passi a tempi e ad altre strutture. Quell'anno mi pare che facemmo un calcolo di 3,50 euro, poi con il discorso dei genitori a 3,50 euro scendemmo a 3 euro, caricandoci noi i 50 centesimi. E poi non erano 50 centesimi perché il costo era ancora più. Però devo dire che quell'anno la qualità del cibo era buona, questo a dire dagli stessi bambini, perché sono tutti molto particolari. Mi auguro che quest'anno, in effetti, il discorso, oltre il problema serio, noi non vogliamo assolutamente creare una condizione di squilibrio rispetto ai comuni contenti, né Sant'Angelo, che cita il consigliere nella interrogazione, ma soprattutto anche con altri comuni, tipo Campi, dove addirittura quello che il comune mette è ancora maggiore. Però c'è un problema che va detto. Noi stiamo qui improntando il discorso finanziario alla massima correttezza, nel senso che c'è la massima trasparenza, c'è il massimo rispetto pur nelle nostre difficoltà a quelle che sono le norme, e prevede in questo caso la totale copertura di questi servizi, con aggravio e con responsabilità da parte degli amministratori in solido rispetto a questa situazione. Noi, come ricordava l'assessore Petrucciano, già operiamo un discorso di supporto rispetto a questa vicenda con il trasporto, che voglio dire incide, perché il trasporto non è che abbiamo i nostri scolabus, abbiamo comunque gli scolabus hanno un costo, comunque i nostri operatori hanno un costo. Noi il trasporto alle manifestazioni nella città capoluogo, ma non il trasporto all'interno della situazione, assolutamente. Manifestazioni extra, diciamo. Però sono notevoli, durante il corso dell'anno, io non le ho contate, ma ce ne sono almeno 10-15 che in effetti posso dire. Per cui tenga conto che per ogni bambino che partecipa il genitore è costretto a versare di cielo. Che non è poco, poi se si è moltiplicato per 10 manifestazioni sono 100 euro a bambini. Io non penso che poi, se andiamo a fare i conti, che lei già ha fatto per la verità, per quanto riguarda la conferenza, siamo là, cioè voglio dire, non c'è questa mutevole discrepanza, qui ognuno si muove rispetto a questo, eppure voglio dire, gli scolabus, la manutenzione, le revisioni che noi dobbiamo consentire. Sant'Angelo, purtroppo, il Comune di Sant'Angelo, ma anche altri comuni, non hanno provvista di scolabus personali. Il Comune di Sant'Angelo il trasporto lo dà in appalto, per la verità, per cui voglio dire c'è un costo rispetto a questo. Poi oggettivamente
che funzionare un altro tempo. Si valuterà nel corso del 2016, però una cosa è certa, io non voglio incorrere negli strali della Corte dei Conti, e qua basta un poco per determinare una condizione di squilibrio. Questi, ribadisco, sono servizi a totale carico, diciamo, degli utenti secondo la normativa, non secondo quanto è stabilito da noi, devono coprire al 100%. Noi per la verità abbiamo una rappresentazione in questo senso che ci consente quantomeno di avvenire, voglio dire, nella migliore delle ipotesi ad un, non dico un pareggio, ma a una sostanziale, per la verità, rappresentazione economica corretta. Quindi, detto questo, tengo del consiglio in chiuso, quindi ringrazio tutti. Grazie per la presenza.